Eccellenza, un libro su un artefice della cristianità qui a Teggiano. Si nasce certamente dal desiderio del professore Mario Casella di ricordare diciamo, lo zio Don Michele in tutto quello che effettivamente ha realizzato qui in questa comunità. E questo è un dono grande per tutta quanta la comunità, un dono che permette di non solo rinverdire una memoria, ma soprattutto riprendere quegli slanci, riprendere la ricchezza di quelle motivazioni che questa sera appunto speriamo di poter fare nuovamente nostre e leggendo anche il libro di poter arricchirci insomma nuovamente di quei contenuti e poi reinvestirli, perché abbiamo bisogno di nuovi slanci nella realtà della vita del nostro tempo. Professore Casella, insomma, una presentazione abbastanza impegnativa, abbastanza importante quella di Sua Eccellenza. Bontà sua Eccellenza. Sì, è una serata particolare questa per me, che sono stato legato a lui, da rapporti anche di parentela, no? Ma penso anche un poco per la comunità diocesana, no? Per i sacerdoti. Ecco, ho voluto dedicare questo libro proprio ai vescovi e ai sacerdoti della diocesi di Diano Teggiano prima e poi di Teggiano Policastro, no? Ecco, perché mi sembra che nel loro insegnamento siano le radici un poco anche della formazione di noi di oggi, no? Anche i vescovi dell'Ottocento, i preti dell'Ottocento, insegnavano ai nostri nonni, ai nostri bisnonni, alle nostre madri, ai nostri padri, e delle cose che poi loro ci hanno trasmesso. Quindi l'insegnamento loro è arrivato fino a noi attraverso i nostri genitori, i nostri nonni. Eccellenza Reverendissima, un omaggio ai sacerdoti, ai vescovi e al clero in generale. Questo libro sembra essere, sì, Così, almeno alla prima lettura. Sì, perché questo libro ricorda una figura memorabile, Don Michele D'Elia, fratello di Don Antonio D'Elia. Ecco, lui è che è stato parroco di questa chiesa cattedrale, lo ricordo sempre con piacere come un grande lavoratore, come un'anima veramente impegnata, silenzioso e appassionato alla storia di quella che rappresenta la cultura religiosa del territorio. È stato un grande uomo, un grande personaggio e veramente gli siamo grati nella memoria e preghiamo perché lui possa ricordarsi di noi dal cielo. Don Giuseppe, una serata veramente importante per la Cattedrale di Teggiano, ma non solo. Sicuramente importante perché ormai abbiamo consolidato questo appuntamento del 16 dicembre a livello culturale, ma anche perché storicamente noi ricordiamo un parroco, un mio predecessore, che per 33 anni è stato parroco di questa cattedrale, Don Michele D'Elia, una figura laboriosa, una figura umile, una bella figura di sacerdote, quindi viene ad inserirsi appunto in questi festeggiamenti di San Cono. Domani appunto è la festa del patrocinio e siamo contenti di iniziare con questo convegno i festeggiamenti in onore di San Cono. L'amministrazione ringrazia i partecipanti ai congressisti per questo avvenimento, che è un avvenimento importante e che ha scelto come luogo di presentazione di questo libro Teggiano, che è, diciamo, un paese di cultura, di monumenti artistici, storici. E questa sera si ricorda un grande personaggio, un sacerdote che ha fatto la storia di questa cattedrale. Sì, senz'altro è da ricordare che grazie diciamo, a Don Michele, che ha pubblicato La voce di San Cono, mi pare nel 1957.